Oltre 35.000 spettatori paganti solo nella giornata di oggi. È un'aspettativa che è la media più alta di sempre. Si presentano con questo biglietto da visita agli internazionali di tennis del Foro Italico, il torneo più amato dai tennisti del rank mondiale, per i motivi che il presidente della FIT, Angelo Binaghi, ci spiega così. Noi italiani siamo i migliori del mondo in tutto, si mangia bene, il posto è straordinario, è probabilmente la più bella location in cui si gioca un torneo di tennis al mondo. Gli italiani sono simpatici, le italiane sono delle belle donne, che dobbiamo mettere di più? Anch'io verrei in Italia piuttosto che andare a giocare gli US Open o l'Australia. Batteremo ogni record, anche se perlomeno la prima parte è stata un'edizione invernale, perché il tempo non ci è venuto in soccorso, ma non ne abbiamo bisogno. La passione degli italiani per il tennis dilaga. Abbiamo 4 giocatori in gara, abbiamo tutti i più forti del mondo. Domani arriva Federer, giocherà. Pensate, avremo un programma pomeridiano incredibile, perché giocherà prima Federer, poi Nadal e poi in serata Djokovic. Quindi insomma, domani credo che sia una grande festa del tennis. Un'edizione in grande spolvero con tante novità, ma soprattutto una. La novità è che gli italiani sono protagonisti. Fognini ha vinto a Monte Carlo, Cecchinato ha fatto semifinale a Roland Garros lo scorso anno, Berrettini continua a vincere i tornei, Sonego in crescita, abbiamo un ragazzino di 17 anni, Sinner, che addirittura ha vinto un turno in tabellone battendo il numero 50 del mondo. Il futuro è azzurro.